Cristo risorto, buona giornata carissimi amici. Apriamo i nostri cuori, ci mettiamo in ascolto, in obbedienza della parola di Dio che oggi ci viene data dal Vangelo secondo Marco, capitolo 3, 1-6. Entrò di nuovo nella sinagoga, vi era lì un uomo che aveva una mano paralizzata e stavano a vedere se lo guariva in giorno di sabato per accusarlo. Egli disse all'uomo che aveva la mano paralizzata, «Alzati, vieni qui in mezzo». Poi domandò loro, «È lecito in giorno di sabato fare del bene o fare del male? Salvare una vita o ucciderla?» Ma essi tacevano. E guardandoli tutto intorno, con indignazione, rattristato per la durezza dei loro cuori, disse all'uomo, «Tendi la mano». Egli l'attese e la sua mano fu guarita. E i farisei uscirono subito con gli erodiani e tennero consiglio contro di lui per farlo morire. Amen. Cari amici, oggi continuiamo ciò che sta accadendo nei primi due capitoli, questo è il terzo, del Vangelo di Marco, in cui Gesù, iniziando il proprio ministero, la propria predicazione, compie segni. E abbiamo, se ieri vedevamo Gesù che operava nel giorno di sabato ed è stato anche accusato per il fatto di mangiare insieme ai suoi di sabato, non potendolo fare, lui ha detto che il figlio dell'uomo è signore del sabato. Ecco che oggi lo dimostra. Che cosa significa? Significa che Gesù è il nostro Signore, a Lui appartengono il tempo, a Lui appartiene tutta l'interezza della nostra vita. Appartengono le nostre azioni, carissimi amici. Ecco perché proprio di sabato compie prodigi, per dimostrare ai giudei in particolar modo che Lui è la pienezza e lo vuole dimostrare anche noi oggi, carissimi. Questo lo fa di sabato nella sinagoga, finché c'è quindi un culto a Dio e dice a questo paralitico, quest'uomo che aveva la mano paralizzata, alzati, vieni qui in mezzo. Noi sappiamo dai Vangeli che Gesù parlava con autorità. Quello che diceva si realizzava. Quanto comandava, così accadeva. Ecco che l'uomo con la mano paralizzata obbedisce e Gesù chiede a tutti se è lecito o no fare del bene o del male, salvare una vita o ucciderla nel giorno di sabato. Lo dice per dimostrare che Gesù è il Figlio di Dio, che Gesù è davvero il Signore. È il Signore della nostra vita, è il Signore della nostra salute, del nostro cuore, della nostra mente. C'è un fatto molto importante, lo vediamo al versetto 5. La gente era indignata. La gente non ha saputo vedere in queste parole e nel gesto che Gesù vuole fare, quindi in questa guarigione, dei segni, ma anzi aveva il cuore indurito. Riprendo la malattia di cui vi ho parlato anche la settimana scorsa, la sclerocardia. Una malattia di cui tutti gli uomini sono affetti, soprattutto nell'aspetto della fede. Quante volte, fratelli e sorelle, noi poniamo delle barriere, degli ostacoli, dei muri costruiamo di fronte all'azione di Dio, di fronte alla sua onnipotenza, di fronte alla sua azione guaritrice, alla sua signoria, alla sua maestà. Fratelli e sorelle, noi a volte siamo abituati a mettere da parte Dio in quello che noi facciamo.
soprattutto nelle nostre attività, nel nostro quotidiano. Ne ho parlato anche ieri. Cioè, noi gli diciamo, no, qui Dio tu non entri. Io ho fatto la mia preghierina, il mio Padre nostro, l'Ave Maria, il mio segno della croce, adesso io vivo come voglio, come desidero, come penso, come credo, e tu stai di là. Ma Gesù va al di là di tutto questo. Gesù interviene persino nella nostra salute. Gesù interviene persino nella nostra malattia, come è intervenuto in questa malattia, in questa paralisi. E ha detto all'uomo, tendi la mano, l'uomo la tese e la sua mano fu guarita. L'uomo aveva un cuore aperto e disponibile. Gli altri, tutto intorno a lui, erano persone col cuore indurito. Erano accecati. Da un lato potremmo dire guardavano la legge e la legge diceva di sabato non si può operare nessuna guarigione. Ma nessuno di loro le operava le guarigioni tutti gli altri giorni della settimana. Questo è il problema, che condannavano Gesù perché di sabato guariva, liberava, ma loro non avevano autorità. Questi farisei, questi scribi, i dottori della legge che poi incontrerà anche a Gerusalemme. Quindi entriamo in un'ottica di Dio. Dio opera attraverso Gesù Cristo nello Spirito Santo, opera nella nostra vita, opera in coloro che hanno un cuore aperto, un cuore che non è duro, un cuore che pur ferito, perché ogni cuore è ferito da tante situazioni, dalla propria storia, dagli uomini, da ciò che ha vissuto, ma pur essendo ferito il cuore può essere disponibile. E allora chiediamoli oggi al Signore di venire, di intervenire nelle nostre vite. Le diciamo, vieni Signore Gesù, vieni, intervieni oggi nel mio corpo, nella mia salute. O Signore Gesù, non voglio essere duro di cuore, voglio deporre questa durezza ai tuoi piedi. Di fronte a questa parola che oggi ho ascoltato, in cui tu hai saputo guarire anche di sabato, in cui tu hai saputo liberare dal male, io ti chiedo, libera me oggi dalla mia cecità, dalle mie difficoltà di accoglierti in tutte le aree della mia vita. Vieni, Signore Gesù, proclamo che tu sei il mio Signore, sei il mio Salvatore. Entra dentro di me, guarisci le mie paralisi, non solo quelle fisiche, ma anche mentali, sentimentali. Guarisci, mio Signore Gesù, io ho bisogno di te. Io ti invoco, entra nella mia vita, oh Signore. Compi prodigi nella mia famiglia, compi miracoli, perché vedrai che troverai un cuore, dei cuori, disponibile alla tua azione. A te, Signore Gesù, sia sempre l'onore e la gloria, per tutti i secoli dei secoli. Amen. Carissimi amici, apriamoci oggi all'azione di Dio. Prendiamo in mano questa parola, Marco 3, e le diciamo, Signore, spezza la durezza del mio cuore e donami fiducia in te. Fiducia che oggi intervieni laddove io sarò, dove vivrò, dove lavorerò. E cari fratelli e sorelle, ci vediamo domani. Grazie che mi avete accolto. Ciao. Ho sperato nel Signore, ed Egli su di me si è chinato, ha dato ascolto al mio grido,
mi ha messo sulla bocca un canto nuovo, una lode al nostro Dio. Ecco, Signore, io vengo.